A distanza di un mese dalle elezioni europee abbiamo intervistato l'europarlamentare Isabella Di Nolfi, che traccia un bilancio ed espone i punti cardine della sua campagna politica. Lavoro, economia e giovani sono le parole d'ordine per i prossimi 5 anni. Puntare tutto sul lavoro con incentivi in un mestiere antico come quello dell'agricoltore. Solo in questo modo possiamo ripartire come Sud e come Cilento, continua Di Nolfi, ed avere così voce in capitolo anche al Parlamento europeo. Bisogna ritornare a lavorare, soprattutto bisogna concentrarsi per far sentire la voce del sud e dei nostri territori a Bruxelles. Sono attimi intensi perché bisogna scegliere le nuove cariche che andranno quindi a rivestire le poltrone più importanti delle istituzioni europee, come il Presidente della Commissione europea, il Presidente del Parlamento, e bisogna far sentire la propria voce, bisogna informarsi, bisogna incominciare a lavorare per i prossimi 5 anni. Sicuramente i punti più importanti sono quelli che riguardano il lavoro. Noi abbiamo un territorio che può dare ancora tanto per quanto riguarda per esempio l'agricoltura, il turismo, e quindi avere un'attenzione particolare per i giovani che devono trovare sempre di più sbocco professionale qui. Ecco, noi abbiamo un territorio bellissimo che però ancora poco conosciuto per esempio a livello europeo dal punto di vista turistico, quindi invece dobbiamo investire per destagionalizzare la stagione turistica e quindi creare quel reddito e quell'economia che vada lungo tutto l'arco dell'anno. È un punto molto importante che dobbiamo portare avanti non soltanto al Parlamento europeo, ma io mi impegno anche con i miei colleghi al Parlamento italiano, perché poi i problemi si risolvono in tutta la filiera istituzionale, e perché noi dobbiamo creare economia. Lavoro, economia, giovani sono le parole d'ordine dei prossimi 5 anni.